Buonasera, buonasera a voi tutti che ci seguite. Oggi 11 gennaio 2016, siamo questa volta in diretta, e vi salutano anche Kiki e Nanà. E parliamo di disabilità, parliamo della battaglia contro le barriere architettoniche e ne parliamo con Domenico Passalacqua, ma prima di introdurlo e di parlare con lui, vi presentiamo due mini videini che lui ha fatto per testimoniare appunto certe carenze che non dovrebbero avvenire, ma ovviamente non tanto per denunciare quanto per stimolare un miglioramento da parte di chiunque, non soltanto delle amministrazioni a volte, ma anche dei singoli, poi ne parleremo meglio con Donato, un miglioramento verso anche il rispetto degli altri, oltre che il rispetto delle regole. A questo punto io inviterei la regia a mandare questi due videini che sono molto brevi, ma sono molto chiarificatori. Poi dopo con Domenico Passalacqua li commenteremo. La linea alla regia. Buongiorno, sono Passalacqua Domenico. Questa mattina alle ore 9:15 mi sono recato qui all'ospedale San Luca di Lucca, dove addirittura viene detto che c'è una sbarra dove tiene protetti i posti per i disabili e per chi va a fare cure, quindi sono posti riservati. Addirittura questa mattina la sbarra è completamente aperta a tutti. Questo dovrebbe essere un controllo che dovrebbe fare la ASL, visto quello che è successo nei giorni precedenti e quello che è stato riscritto anche questa mattina, che dobbiamo suonare un campanello e qualcuno ci risponde. Quindi questo è il parcheggio lato sinistro della struttura, dove poi si può accedere direttamente all'ingresso dell'ospedale. Grazie, buongiorno. E buongiorno, sono sempre Passalacqua Domenico. Adesso mi sono recato al parcheggio di fronte all'ospedale, quello a pagamento, dove viene detto che basta suonare il campanello e ci viene richiesto il contrassegno, dove va anche esibito. Quindi adesso suono il campanello e vediamo se mi viene chiesto il numero di contrassegno. Questo è il campanello, adesso lo suono. Aspettiamo. Buongiorno, sono un disabile. Sì, le apro. Grazie. Come avete visto, mi è stato chiesto che cosa era successo e gli ho solamente detto che sono un disabile e mi hanno aperto la sbarra. Questo è il controllo che sta facendo l'ASL. Grazie. Bene, allora adesso ringraziamo ovviamente la regia di Domenico Volpice, di Donato Volpicella. Presento Domenico Passalacqua, grazie di essere qui con noi per questa prima trasmissione del 2016. Grazie, ringrazio anche Kiki e Nanà. Domenico, commentiamo un pochino questo piccolo raid informativo che hai fatto. Parliamo dell'ospedale San Luca di Lucca, una struttura nuova. Ecco, che cosa hai appurato? Come ti è venuto in mente di fare questo videino? Raccontaci. Buonasera, niente, in pratica il 4 di gennaio ho indetto una conferenza stampa proprio perché sapevo di queste problematiche e addirittura dove un po' tutti a Lucca sappiamo di questa immensa e prolungata sosta selvaggia fatta un po' da tutti, sia da cittadini comuni che da cittadini disabili. Dichiaravo in questa conferenza stampa che c'erano queste anomalie, nonostante l'ASL avesse creato più posti del dovuto, però mal segnalati inizialmente, quindi nel mese di maggio, quindi poi nel mese di giugno sono state fatte nuove segnaletiche, dove andavo a spiegare un po' queste cose. Quindi non andavo né a attaccare l'ASL perché non concedeva posti o perché faceva pagare i parcheggi, ma solo per cercare di far capire che la sosta selvaggia creava problemi a tutti, sia disabili che non. Quindi, avendo fatto questa conferenza stampa, il direttore dell'ASL il giorno successivo ha replicato su tutti i giornali come ho fatto io.
dicendo che invece era tutto funzionante e tutto ok. Quindi, siccome mi sentivo di sapere la realtà qual era, perché ne ero a conoscenza, altrimenti non avrei fatto questa prima conferenza stampa, la mattina successiva mi sono recato nuovamente all'ospedale da solo, dove ho deciso di fare questi due video. Il primo è del parcheggio, dove in pratica sono cre stati creati una ventina di posti per disabili. In più ci parcheggiano anche i dipendenti, dove lì la sosta è gratuita. Dove però è stato dimostrato che addirittura la mattina, che sarebbe stata la mattina del 9 gennaio, in pratica la sbarra era addirittura aperta, dove il direttore diceva che bastava arrivare lì, suonare il campanello, gli avrebbe risposto un operatore che gli avrebbe chiesto chi era, quindi uno si doveva dimostrare se era un disabile o se era a fare visite o quant'altro, e gli avrebbe aperto la sbarra. Cosa che invece, dal come potete vedere dal video, la sbarra era aperta. Quindi niente, ho lasciato, mi sono recato al parcheggio a pagamento, dove anche lì il direttore sosteneva che un disabile entrando doveva ritirare il biglietto, e all'uscita suonare, e gli sarebbe, suonando poi un campanello, gli sarebbe stato richiesto il numero di contrassegno e il contrassegno stesso. Ho ripreso il tutto, ho suonato il campanello, dove ti rispondono, e rispondendoti basta che tu gli dica che sei un disabile, come avete potuto constatare, e ti aprono la sbarra. Ti dicono ok, punto. Quindi, una volta fatti questi due video, sono andato alla ricerca del direttore sanitario. Quindi mi sono recato su al primo piano all'ufficio direzione, dove non ho trovato lui perché era assente, e ho trovato la dottoressa Dinelli che lo sostituiva, dove gli ho fatto vedere i due video, presentandomi, dicendo chi ero e quant'altro. Gli ho fatto vedere i due video, li ha visionati tutti e due, e tempestivamente si è messa in moto. Ha chiamato i vari responsabili, di cui il primo per la sbarra alzata, che quello è un parcheggio che gestisce direttamente l'azienda ASLE, e viene comandato, questo comando viene dato dal box office, che si trova proprio all'entrata. Ha mandato giù un responsabile a capire il perché questa sbarra era alzata. Tornando nuovamente su, questo responsabile addirittura è tornato con un nastro. In pratica il dipendente aveva bloccato la fotocellula con un nastro adesivo. Questo perché? Perché poi dal sabato pomeriggio, in pratica mi è stato riferito dalla dottoressa, dal sabato pomeriggio fino a lunedì mattina, non essendoci personale a box office, questa sbarra rimane aperta a tutti. Quindi anche questa cosa non mi sembra tanto, perché poi chi necessita Certo. veramente di avere un parcheggio libero, magari lo trova occupato da qualsiasi cittadino furbetto. Certo, poi non ci avrebbe neanche poi senso ovviamente fare una struttura con un parcheggio appunto riservato, riservare, fare le strisce e poi dopo ovviamente lasciarla aperta a tutti. Anche perché una cosa ne parlavamo prima appunto, ma lo ripetiamo prima, appunto prima della trasmissione, è importante anche informare che esista questo parcheggio per disabili affinché i disabili e anche ci auguriamo chi ha magari non è disabile ma ha bisogno ha una disabilità temporanea, diciamo, non è disabile burocraticamente parlando con il contrassegno, ma per esempio che ne so, accompagna qualcuno che ha una gamba rotta e hanno fatto un'ingessatura, insomma, ha una disabilità per delle cure magari pesanti che deve fare in ospedale che lo rendono obiettivamente incapace di camminare, di spostarsi e così via, ecco, ne possono usufruire invece non usufruiscano di parcheggi rimediati all'esterno dell'ospedale. Ecco, parliamo anche di questo, perché a volte appunto il disabile non sa che c'è un parcheggio per lui riservato, a lui riservato, e parcheggia come dove, Domenico? Allora, in pratica l'ASLE nel mese di maggio, come dicevo prima, ha creato circa una ventina di posti che si trovano,
guardando l'entrata principale dell'ospedale sulla sinistra, dove noi si passa davanti alla piazzola della navetta. Andando a dritto, ci sono queste sbarre dove uno suona il campanello quando è funzionante e lì troviamo una ventina di posti. E dopodiché non deve entrare dall'entrata principale, ma c'è una porta secondaria. Addirittura uno può arrivare anche proprio lì vicino con la macchina, scendere il disabile, dove c'è stata fatta anche una tettoia. Quindi, nel caso anche piovesse, resta anche una cosa molto comoda. È Quindi, un una volta ottimo sceso. servizio questo, un ottimo lavoro che non sempre, diciamo, No, queste attenzioni si riscontrano negli ospedali. infatti, quindi uno scende il disabile nel caso venisse accompagnato, poi sposta la macchina lasciandola sempre all'interno, che ci sono tutti questi posti riservati, e non paga il parcheggio. Uguale è anche per chi è disabile temporaneo, che se il reparto gli facesse un'autocertificazione dove dice che temporaneamente è disabile perché deve andare a fare delle visite, perché deve fare un de hospita, per qualsiasi altra cosa, cure, uno potrebbe avere l'accesso a questo parcheggio e quindi non si andrebbe più a causare la sosta selvaggia, perché anche noi disabili che andiamo a fare la sosta selvaggia, come sta succedendo proprio lì davanti all'entrata principale, da lì purtroppo, cioè purtroppo, fortunatamente ci passa anche una navetta. Però questa navetta, quando arriva e trova la sua piazzola occupata, se in quel momento avesse un disabile a bordo da far scendere, non lo può far scendere perché sia il disabile che non disabile gli hanno occupato il posto. Quindi per motivi di sicurezza non possono far scendere e quindi se lo riportano via e lo ferma alla fermata successiva. Quindi diventa anche un po' un egoismo, no? Perché, cioè, lottiamo per avere i nostri diritti e poi non rispettiamo i nostri doveri. Quindi io inviterei tutti i disabili che abbiamo un parcheggio, cioè un parcheggio, abbiamo diversi parcheggi adibiti a noi, sfruttiamoli, non lasciamo le macchine dove non devono stare, sia per un discorso di navetta che si va a ostacolare, sia anche per un discorso di sicurezza, perché se succedesse anche un qualcosa, un camion dei pompieri da lì davanti non potrebbe passare perché la strada è stretta. Quindi su questo chiederei questa Ovviamente il fortezza. messaggio è che anche il disabile è un cittadino e oltre ad avere dei diritti anche dei doveri nei confronti appunto anche degli altri cittadini, in questo caso appunto rispetto dello spazio adibito dedicato alla salita e all'ascesa delle persone da questo autobus, da questo servizio pubblico, perché non tutti possono venire o dispongono di un servizio, diciamo, di trasporto privato proprio o di qualcuno che li accompagna, ma alcuni appunto usufruiscono del servizio pubblico e ci sono degli spazi dedicati, quindi tutti quanti dobbiamo rispettare le regole, anche i disabili. E senz'altro devo dire che lo sforzo architettonico, quello che un pochino traspare da questo video e dal tuo racconto, lo sforzo architettonico, diciamo, di questa realizzazione di questo ospedale, che è un ospedale moderno, appunto recente, aperto da poco. Insomma, mi sembra una buona cosa, con queste piccole, diciamo, questi piccoli aggiustamenti che stiamo suggerendo. Beh, insomma, potremmo dire che lì non ci sono barriere architettoniche per quanto riguarda i disabili. Assolutamente, lì uno parcheggiando all'interno di questo parcheggio fino poi all'accesso dell'entrata, che ci sono due porte a molla, non ci sono nessun tipo di scalini, quindi si arriva direttamente all'ascensore dove poi ti portano ai reparti oppure agli ambulatori. Quindi comodissimo, non è un consiglio, ma è proprio un'affermazione questa, perché l'ho constatato personalmente. Quindi niente. Però se si continua a parcheggiare lì, uno si sente forse anche più vicino magari all'entrata dell'ospedale, quando invece poi i reparti dove uno di solito deve andare sono proprio da quella parte lì. Quindi uno poi si fa il tragitto interno, però Certo. da questo punto se si va di là dove l'ASL ci ha quasi regalato questi parcheggi in più, questi stalli in più, no? Perché insomma, è più la cosa brutta che quando si fanno questi parcheggi
così selvaggi, in pratica l'ASL ha trovato un accordo con il comune dove i vigili possono intervenire perché era una zona privata, quindi l'hanno resa pubblica, e i vigili ora possono intervenire a qualsiasi ora. Però per un vigile, ci sono stato al fianco dei vigili, trovarseli a fare le multe, una che lo ritiene una cosa bruttissima anche loro stessi, perché non è bello, specialmente andare a multare anche un disabile. Però quando poi sono lì, addirittura ci sono quelle persone che capiscono e se ne vanno con la macchina. Ci sono invece quelle persone che addirittura li aggrediscono, quando, cioè non capiscono che loro stanno solo facendo il loro lavoro, non è Certo. che stanno lì per guadagnare soldi, perché poi loro l'unica cosa che guadagnano sono insulti e Lo so, certo. pregiudizi, quindi la cosa più brutta è questa, ecco, nei confronti anche di chi fa il proprio lavoro. Quindi vengono creati diversi disagi facendo una cosa del genere. Bene, allora con l'invito al rispetto delle regole da parte di tutti i cittadini, abili e disabili, ringraziando Donato Volpicello per questa regia e per questa diretta. Un saluto da Gianni Colacione e da Kiki e Nanà. Grazie a Domenico Passalacqua. Grazie a voi, buonasera.